leggiamo sempre dalle pagine dei quotidiani questa mattina, in particolare sto leggendo Il Resto del Carlino, alcune dichiarazioni di Jessica, veramente positive. Non mi interessa se resterò sfigurata, voglio solo recuperare la vista da un occhio, ci vedo e sono già felice. C'è la positività di questa ragazza in questo momento così drammatico, io credo che sia una testimonianza Chiediamone importantissima. conferma Eh anche sì. a Emma Petitti, assessore regionale che abbiamo in collegamento telefonico e che ieri insieme al presidente Bonaccini è stato proprio in visita a Jessica. Buongiorno Emma. Emma, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto grazie perché ci può portare un po' all'incontro con Jessica. Ha avuto questa possibilità insieme al presidente di incontrarla. Ecco, che incontro è stato? Sì, noi volevamo testimoniare la nostra vicinanza in tutti i modi a lei, alla mamma, a Gabriella, a tutta la famiglia. E confermo le parole che ha detto Jessica, che ho detto io ieri, è una ragazza molto forte, una ragazza molto coraggiosa, pronta a rialzarsi e ha una forza d'animo incredibile. Credo che questo sia il primo segnale che noi dobbiamo appunto valorizzare, rispetto al quale le istituzioni, tutte, la regione, il comune di Rimini hanno dato un altro segnale importantissimo, quello di aver deciso di costituirci parte civile. Credo che questo sia un segno di grande civiltà e di vicinanza a Jessica e a tutte le donne che subiscono violenza. Quindi noi dobbiamo ripartire da qui, dal fatto che questi gravissimi atti non sono fatti privati, lo abbiamo già detto tante volte, ma devono riguardare tutti noi, la comunità, la società, ad ogni livello. E dobbiamo stringerci intorno a queste donne e far sì che la lotta alla violenza sia una lotta che veramente facciamo nostra in ogni momento. Il problema, Emma, è che purtroppo non si riesce ad entrare nelle dinamiche di quello che gli uomini, e solo parlo da donna, cioè gli uomini non sono tutti così, quindi è importante non generalizzare, ma il fatto di non riuscire a rassegnarsi anche ad un amore finito, insomma, adesso noi abbiamo l'indicazione che possa essere stato il suo ex, che anche lei lo ha visto, lo ha riconosciuto. C'è una difficoltà proprio, probabilmente dovremmo far crescere già da bambini, insomma, nel rispetto dell'altro in modo assoluto, ma con grande difficoltà, perché poi gli episodi si ripetono quotidianamente a Rimini come in altre parti d'Italia. Ora ci colpisce direttamente perché questo è stato a Rimini, ma è quotidiano. Sono quotidiane notizie di questo tipo. Sì, hai toccato il tema dei temi. Noi diciamo sempre che dobbiamo lavorare sull'educazione, sulla prevenzione, su quello che è proprio l'educazione sentimentale a partire dalle giovanissime generazioni, perché esiste appunto la fine di un rapporto e l'accettazione di questa fine e soprattutto il rispetto della diversità dell'altro e quindi della donna. È evidente che la violenza va riconosciuta, esiste la violenza fisica, esiste la violenza psicologica, la violenza verbale ed ogni forma di violenza va ovviamente contrastata. Poi esiste il sommerso, quello rispetto al quale da anni stiamo lavorando. Molto spesso le donne non denunciano per paura e nel momento in cui capiscono che possono essere sostenute, aiutate da un punto di vista legislativo, attraverso il lavoro importantissimo dei centri antiviolenza, a Rimini abbiamo un esempio di grande valore, quello della rete dei centri di violenza, la Casa delle Donne, Rompi il l'associazione Rompi silenzio e il le Silenzio, che associazioni, da anni certo. fa un lavoro importantissimo. Nel momento in cui capiscono che c'è una rete che ti permette di arrivare ad essere autonoma, puoi uscire da un circuito di violenza, allora hai anche la forza di denunciare e devi non sentirti sola, perché poi l'altro aspetto che è rilevante ormai, che lo possiamo, come dire, vedere da tutti i fatti che sono accaduti, è un aspetto trasversale, può capitare in qualunque contesto sociale, non solo soltanto i contesti di maggiore emarginazione, farci vedere che esiste la violenza sulle donne, possono essere appunto anche contesti dove abbiamo visto anche i fatti di Ravenna, no? Dove anche professionisti, dove appunto persone di diversi ceti sociali possono arrivare a compiere gesti così gravi e soprattutto nel 90% dei casi parliamo di fatti domestici, fatti dove sono ex compagni, ex fidanzati, Esatto. Ma un altro aspetto, che è chiaro che è l'aspetto del
della politica come può intervenire. In questo caso la domanda, io faccio proprio la domanda delle persone della strada in questo momento, ma perché questa persona non era stata fermata in un modo più deciso? Lui comunque aveva avuto un ammonimento, aveva avuto dei casi, insomma è chiaro che le valutazioni possono essere tante, ma dalla parte delle vittime o comunque anche delle ipotetiche vittime, da parte delle donne, forse anche degli uomini, la domanda, ma come poi intervenire in questi casi per fermare anche azioni di questo tipo? La politica può intervenire su questo, Emma? Io credo che noi dobbiamo chiedere pene severe per questi fatti e lavorare sempre di più perché questa rete di protezione, che però voglio dirlo, è molto migliorata negli ultimi anni, perché le forze dell'ordine anche in questo caso hanno fatto, a mio parere, un ulteriore salto di qualità, anche trovando il modo giusto di avvicinarsi e approcciarsi a questi fatti di violenza. Dobbiamo far sì che ci sia un sostegno reale che riguarda tutta la rete. Noi quando parliamo di rete parliamo dei centri, parliamo delle strutture sociosanitarie, parliamo dei pronto soccorsi, parliamo anche appunto di tutte quelle realtà in cui una donna si può rivolgere anche in emergenza perché ha subito una violenza e può appunto poi denunciare. Dobbiamo far sì che tutto questo venga sostenuto e venga rafforzato in tutti i modi, chiedendo anche oltre alle forze dell'ordine ma anche alla legge di in questo caso di essere molto dura quando si verificano fatti di questo tipo. Lo dobbiamo fare come istituzione e come politica a tutti i livelli, in modo trasversale.